in queste cose che sono sempre brutte e pericolose. Ecco, ti volevo chiedere se all'interno di questo ambiente che da fabbrica emerge essere un ambiente fatto di grandi sacrifici, anche di rassegnazione, di mandare giù il rospo tutte le mattine, tutte le sere, ma riesce a emergere comunque un qualche rapporto di amicizia, cioè fuori dall'orario di lavoro, fuori dall'orario di lavoro si crea qualcosa, di cosa si parla? Fuori dell'orario di lavoro si parla della televisione. Ah, ecco. È vero però che, insomma, generalizzando, la situazione è molto triste. Però esistono delle possibilità di dialogo delle persone anche semplici, umili, che non hanno certo una cultura umanistica. Però persone con cui si può dialogare anche di qualcosa di più, anche magari degli stessi problemi Ah, certo. che sorgono nell'azienda, nella vita operaia, ce ne sono di ricettivi a questo, ce ne sono altri che. Ecco, abbiamo parlato di Veneto, no? La leggo perché è un po' lunga. Il Veneto è uno dei casi più emblematici, per questo discorso, perché le sue radici sono la depressione economica e l'emigrazione. Poi è arrivato il boom, il miracolo, e adesso ai lati delle strade vedi queste villette che sembrano dei fortini armati con i Doberman, perché tutti sembra che abbiano paura. Gli angoli delle strade ci sono i predoni pronti a toglierti Sì, tutto quello sono che hai questi conquistato. Eden privati, Sì. Vallerani, che è uno studioso veneto, appunto, li ha definiti Eden privati. È veramente È triste, sintomo anche di uno perché squilibrio, è no? sintomatico, Sociale. ma anche il fatto del dialetto, no? Questo tentativo di una parte politica, sappiamo, e la nominiamo, la Lega, di farlo diventare lingua di studio. A me sembra proprio, l'ho scritto poi, è uscito recentemente un mio scritto in una rivista dell'Università di Padova, sembra proprio che si voglia creare un fortino dove è necessaria la parola d'ordine in dialetto per entrare, ma per entrare a far cosa? Ad avere il tuo piattino di plastica con la crosticina e la salsiccia, non altro, capisci? E ogni chiusura, quando tu tenti di chiuderti, poi dialetto, che deriva dal greco, ma una sua lontana radice etimologica, vuol dire dialogo. Cioè, il dialetto deve essere usato per il dialogo, non per chiudere. Tant'è vero che io lo dico, che i nuovi parlanti dialettali da queste parti sono le badanti che curano i nostri vecchi, che non sanno parlare italiano, parlano in dialetto, e loro inevitabilmente devono assimilare questa lingua, e i muratori, È gli vero, operai che vengono dentro le fabbriche. è vero. Anche Quindi inserendo dei neologismi sì, particolari. e sono comunque cioè questa comunque ibridazione meticciato è che per alcuni studiosi del Esatto, no. dialetto è una tragedia, la coinè che viene intaccata, se mai esiste una coinè, è la matrice del suo poter perpetuarsi di ogni lingua. Ogni lingua si è perpetuata e ha dato anche letteratura eccelsa. Pensa a Walcott, che ha assimilato tutte quelle lingue dei Caraibi, la Sì, lingua, e la lingua dell'invasore, per farne una lingua altissima. Walcott è considerato adesso il più importante scrittore, poeta e scrittore in lingua inglese. E pensa alla letteratura americana, che vive proprio di questo meticciato, dello slang, di tutte queste cose, ed è ai vertici. Quindi, cioè, chiudersi in un fortilizio, con i cani fuori, con le guarda, cancellate, con le lance, e l'ho scritto, sembra proprio. Io ho detto in una mia poesia inedita, dico, al di là di questi giardini dormono i Sioux del Nord-Est, sono pronti con le lance per l'invasore, con le frecce. E tu il dialetto l'hai adottato per, come abbiamo detto prima, per scrivere Fabbrica e per scrivere Quei Man Monche che mi hai mandato e ho cominciato a leggere e per scrivere Un il resto succioeroe? della tua Sì. produzione.
E io ti volevo chiedere, già la poesia di per sé ha un mercato ridotto, diciamo mercato, usiamo questa parola discutibile, però è innegabile che in Italia almeno la leggano in pochi e molte volte i poeti si pongono questo problema. Io scrivo, ma che influenza ho? Come posso intaccare la realtà se sono letto da pochi? Col dialetto non ti leggono ancora in meno, secondo te? Ti Sì, poni questo problema? Non è un problema? allora mi sono posto questo problema, per fortuna sembra che così non sia, perché vabbè, adesso ho vinto anche il premio Baghetta, dove ero in finale con Zanzotto, Neri e altri grandi del Novecento. E in più, non so, se ogni tanto, molto spesso continua a scrivermi qualcuno che ha letto sto libricino, non so neanche dove l'abbia trovato, e che sente che è stato importante, insomma, per lui. Io paradossalmente sono a leggere in tutta Italia, molto meno in Veneto. Abbiamo finito comunque. Il dialetto per me è stata una lingua acquisita, perché io sono nato a Milano, ho genitori veneti, sono ritornato in Veneto quando avevo 7 anni, ed è stato scontrarmi con una lingua straniera. I miei amici sapevano, i miei coetanei, quelli che sono arrivati, sapevano tutti i nomi degli alberi in dialetto, e io ero escluso da queste cose qua. Poi andando a prendere le sigarette a mio padre al bar, sentivo parlare quelli che giocano a carte, e soprattutto più avanti, col tempo ho assistito a una trasposizione teatrale del Filò di Zanzotto e là ho capito che era una lingua magica. L'avevo già introiettata in me al punto che è diventata la mia lingua dell'anima, quella che ha a che fare col mio ritmo, col mio respiro e quindi con le mie parole. Sì, io ti faccio l'ultima domanda, poi devo assolutamente passare la parola a Martina, così stringiamo i tempi. E l'ultima domanda è questa. Io intanto non mi stupisco che questo libro stia colpendo molte persone perché la tua parola è talmente schietta, talmente chiaramente dettata dall'esperienza, dal tuo sangue, dalla tua carne, dalla tua vita e che non poteva che essere così. E nonostante questo, nonostante la parola sia semplice, sia pronta, sia immediata, è ricca di metafora, è ricca di metonimia, è ricca di stratagemmi musicali che sono quelli della grande poesia. E a Sì, parte un questo. critico bravo, vicentino tra l'altro, Guglielmin l'ha un po' criticato dicendo che è una sorta di elegia, che io dovevo essere più duro. Io l'ho accolta come se si accoglie qualsiasi critica, ma soprattutto lui ha dimostrato di essere un critico onesto, perché è un carissimo amico e ha fatto una critica anche un po' negativa a questo libro. Io dico che questa è la mia lingua, non posso cambiare, questo è il mio ritmo, e forse è elegiaco, ma io non volevo fare rivoluzione con questo libro, io volevo solo descrivere un mondo.